Prima prova campionato italiano, rallycross con i kart, i primi 5, quindi davanti immediatamente abbiamo Giacomozzi. Morbolini purtroppo, come abbiamo detto, ha piegato una valvola, quindi niente da fare. Minchia. Adesso vedremo il passaggio, ricordo sempre, quattro giri con uno obbligatorio di Joker Lap. Con 647 tonnelle che segue. Giacomozzi davanti, Nicolas che deve assolutamente portare a casa un risultato perché ieri stava attaccando brutalmente, però ci ha rimesso lui, è andato ad intraversarsi in modo esagerato e quindi tutto da ricominciare da capo. A volte l'aggressività paga molto, altre volte è foriera di risultati non dei migliori. Intanto Nicolas Giacomozzi, che ripeto non è classificato dopo la prima hit perché si è fermato dopo solo un giro, era già in 45-75, un secondo in seconda posizione, poi terzo Visintin, Joker Lap, quindi De Angelis già al Joker Lap. Errore di Nicolas Giacomozzi, che proprio non ti aspetti riesce a stare davanti grazie al margine che aveva su Bertolesi, ma adesso deve ricostruirselo il vantaggio. Siamo abituati a vedere così pochi errori dai Giacomozzi, che quando succede un avvenimento, eccolo qua che va immediatamente al Joker. Per lui che si è ripreso bene. Non ce la fa. Tiene benissimo Visintin e che si porta in questo momento la terza posizione a casa, forse ai box. Siamo. Nelle mani di Roby Gambaro, pronta ad andare a sventolare su Nicolo Giacomozzi, che ha avuto sicuramente momenti di tensione quando si è attraversato il curvone della 4, ma poi Nicolas Giacomozzi. Intanto la seconda delle hit con un attacco di Silvestri con il 616 che il due piloti in grande. Brutto, mamma mia Silvestri, bruttissimo. Silvestri è entrato all'interno. Andiamo a vedere bandiera rossa, vogliamo vedere uscire, è in mezzo alla pista. Vogliamo uscire Silvestri. Pilota ok, sentiamo dalle radio, perfetto, eccolo qua. Bene. Evitata anche la rossa. Io do un bel giro. Davanti, Castaldo, Vicario, Terrazzi. Adesso Castaldo va al Joker Lap, quindi si toglie il fastidio. Chiari problemi per Dacco. Dacco transita pianissimo. Ieri aveva fatto delle ottime prove, anche una discreta prima manche, prima hit. Mauro Vicario, decisamente ok. Ci sembra quest'anno il Mauro non solo più a fare un po' di passerella, ma
assolutamente deciso, coltello tra i denti come i bei tempi, eccolo qua. Mauro Vicario che va a farsi il super lap. Probabilmente per il secondo posto, sì, Castaldo in secondo. Ah! Intanto anche Dacco lì è un punto di ritrovo. Silvestri Dacco, almeno bandiere gialle solo in un punto riusciamo ad economizzare e a non massacrare la manche. Se non erro dovrebbero aver già fatto tutto il Joker Lab. E entriamo nell'ultima tornata. Mauro Vic. Get down Mario. Mauro. Vuoi Castaldo, Sassi. Bene, se si ferma a 3, essendo fuori Silvestri. Ed ecco, dicevamo Silvestri con una kart che la maggior parte degli appassionati sicuramente riconosce come quello di Claudio Figato. Abbiamo intravisto ieri Claudio, ma in borghese, senza tuta. Ormai l'età non permette più di correre. Ovviamente è una battuta cattiva, non c'entra nulla. Speriamo sia solo un anno sabbatico, perché vedere Figato in pista ci fa sempre molto piacere, così come ci fa piacere rivedere un ritrovatissimo Mauro Vicario! Senza buona, abbiamo anche un kart praticamente fosforescente ed è quello di Milani. Pellicone con il 664, col 6. Insieme anche alla vecchia volta Salvatore Vigliarolo è in quarta posizione. Milani, se non erro, stavo seguendo i primi, quindi mi sono perso, probabilmente Milani è già andato al Joker, sicuramente è andato al Joker in ultima posizione con il 637 Possetti, un classe 2001, quindi giovanissimo pure lui. Abbiamo un trio di 2001, di Pietro, Bossetti e Borbolini. Attacco di Pippi! Riesce a stare davanti a Possetti, mentre invece fa un passo indietro. Matteo Grieco, quindi poi abbiamo anche Jason Bosotti e Alessandro Savorini. Andiamo a vederceli sul traguardo. Pellicone! Davanti a un 6,70 che Pippi, poi a Salvatore Vigliarolo, Milani stesso, Matteo Grieco settimo. Ecco, Matteo è ottavo adesso, perché è stato superato da Bossetti, che ha già fatto il Joker Lap al primo passaggio. Gli ultimi tre hanno già esaurito il Joker, quindi botte d'ormi davanti. Pellicone deve resistere dagli attacchi di Pizzi. Pizzi determinatissimo e vanno all'ultimo giro, quindi entra da Est e devono entrare in Joker. Andiamo di prendere una la staccata in uscita della 4. Poppacco, bandiera italiana che...
direttore di corsa sta sventolando alla grande, l'arrivo quasi in volata, Jason Bossotto, quelli con i pizzi, facciaga di Pietro, vai Gabriele, prime file con Jacopo Bossi, davanti un quintetto da paura, un quintetto da paura, lungo, nel quale spicca in quarta posizione un Gabriel, in unico esemplare, non ce n'è un secondo, è il nuovo kart di Gallo, Cap, si chiama Cap, ieri andava da paura letteralmente, ha già recuperato una posizione dalla quarta alla terza. Quindi davanti andiamo a rivedere Di Pietro in seconda, ma davanti Nicolas, Michael Giacomotti, Michael, poi Gallo in terza, battaglia che si è finito la hit sua in modo notevolissimo. Baciaga, Nicolo Grieco e Bracco con il 622, che i tre ultimi hanno già fatto se non andiamo errati, ma adesso andiamo errati, perché qualche gara se ci perdiamo, attenzione perché Michael Giacomotti sta allungando, Di Pietro adesso a Gallo lì, ha il Gallo lì. Baciaga che e lascia Baciaga e anche Fontana. Ah, toccata! Il Gallo in terza, quando si parla di calcio il Gallo è solo Belotti, quando si parla di calcio il Gallo è solo Marcello. E andiamo all'ultimo giro, quindi Joker Lepper, Marco Giacomotti, Gabriele Di Pietro e Mario. Michael Giacomotti, Gabriele Di Pietro, Marcello Gallo, grande prova, miglior tempo 44 8 6 6, Michael Giacomotti 4 4 8 6 6, solo uno ieri ha fatto 44 in tutta la giornata. Michael Giacomotti, Gabriele Di Pietro, Marcello, dubitavo che potesse esserci, allora con il 6 e 90 e 8, quindi Visintinto, Anel, Castaldo, Terazzi, De Angelis, Bracco, Bossetti e Matteo Greco, questo l'ordine dei partenti. Davanti abbiamo Visentin con Tonelli in seconda, Castaldo in terza, poi li attendiamo, ricordo 4 giri, siamo in TRX, quindi 4 giri, non 5 come nell'autocross svizzero, quindi entro il quarto bisogna andare a fare il Joker Lap, ci vai immediatamente. Questa è la classifica, vediamo dall'uscita. L'uscita del Joker Lap, intanto davanti ancora Visintin in seconda posizione, adesso Tonel. Oh, Madonna.
De Angelis, Castaldo sono andati già a fare il Joker. Intanto attacco all'interno, su due ruote quasi, il passaggio, grandissima staccata, ma un po' di terreno e quindi Visiting, Rieco, Castaldo, era il passaggio sul traguardo, ma adesso dovremo vedere, c'è Castaldo davanti, poi Matteo Grieco in seconda. Andiamo all'inizio dell'ultimo, quindi chi non ha ancora fatto il Joker, questa è l'ultima occasione. Eccolo qua, Castaldo va al Joker. Castaldo rientra in terza posizione Castaldo, questo è l'ultimo giro, quindi quando arriveremo sul traguardo sarà bandiera a scacchi. Oh, interno. Castaldo riesce a passare in seconda posizione, quindi attendiamo l'arrivo. Matteo Grieco l'ha fatta da padrone, ottima gara la sua, con un gran passo Matteo Grieco, 46 Cross. Andiamo a vederli, partenza normale, tutto ok, vediamo subito Fontana, anzi Zoppetti, Zoppetti poi Fontana all'esterno, vediamo quarta con il carte verde. Milani con il suo fosforescente arancio giallo è in ultima posizione. Davanti Fontana o Zoppetti. Attendiamoli sul traguardo per avere un dettaglio più preciso, anche perché quando partono non lo sappiamo mai completamente. Che c'è Zoppetti davanti, Vigliaroli in seconda, poi per Milani in ottava posizione. Adesso Milani recupera una posizione e si trova settimo, davanti sempre Zoppetti con Vigliarolo in seconda, quindi Bertoletti in terza, che si gira andando ad ostacolare anche involontariamente Mauro Vicario, ma a rimetterci più di tutti è Adriano Fontana, che guarda, che riesce a passare con un areto e sta continuando a tamponare. Zoppetti davanti, Zoppetti, Vigliarolo secondi e mezzo, poi Vicario, Nicolo Vietro, adesso è Mauro Vicario che va al Joker Lab e gli entra dietro però a Savoini o a Nicolo Grieco, anzi scusate. Ripartito in qualche modo Fontana, mentre stiamo per entrare nell'ultimo giro. Eccolo qua San Gabriele Zoppetti al suo Joker Lab, anche Vigliarolo al suo Joker Lab. A questo punto Fontana con Bertoletti e siamo nell'ultima tornata. Zoppetti
mentre transita Fontana sempre su in fondo. Questo è il definitivo. E chiude Zoppetti in prima. Mentre davanti Maico Giacomotti con un Di Pietro appiccicato alle calcagna, Jason Bosotti in terza con 6,70 ancora. Aia, Pellicone, Marcello Pellicone che si riprende, sembrava si fosse fermato definitivamente, invece no. Michael Giacomotti con Gabriel Di Pietro, loro due, Marcello Bosotti. E adesso va in caccia assoluta e... Oh, Madonna! Marcello posizione in corda e quindi in questo momento va a prendersi la quarta posizione dopo un avvio che l'ha visto fermarsi. Chiude stretto, bisogna vedere come ne esce, se riesce a portarla a casa, in questo caso quasi, gira all'interno del stadio in modo pazzesco, se solo si fosse agganciato lì era drammatico, ultimo giro e si va al Joker, Giacomotti, Michael, Di Pietro, poi andiamo a vedere come la fasciatura molto rigida, pomate varie, ed è in seconda posizione in questo momento. Davanti c'è Bracco, Bracco, Pellicone, poi... Intanto c'è altri piloti che sono andati al Joker Lab e che quindi avranno già un discorso in meno da preparare, uno di questi nella zona centrale
passaggio ancora con Bracco davanti, poi Pellicone. C'è già un 46-6-9-2, il Pellicone, il nostro amico, con quale noi scherziamo sempre per affinità di capigliatura. Adesso ti ho detto, tranquillo che da oggi sei anche Mustascevola. Eccolo qua, Pellicone Mustascevola. Ha potuto continuare infilando già il Joker Lap. Milani davanti, Milani che si gioca molto in questo IP4 non avendo ottenuto i risultati sperati. Milani con un kart molto visibile anche al buio, potrebbe anche correre in notturno senza luci. Eccolo qua, l'attacco, riesce a stare dentro e recupera almeno una posizione. Quindi Milani davanti, Nicolo Greco alle sue spalle, devono ancora fare il Joker, poi Castaldo all'interno della saga, Mauro Vicario con il 6-8 Matteo Greco, i due fratelli Greco in pista in questo momento insieme a Milani e del GML. Oddio, dritto. Ma Milani ha messo molto, molto bene, perché ha già fatto il Joker Lap ed è lì alle spalle di Nicolo Greco. Uscito alla grande dal Joker. Andiamo ad attaccare l'ultimo giro. Se abbiamo visto bene dovrebbe andare Greco a fare il Joker Lap, però non mi fiderei di me stesso. Sì, avevo ragione allora. Penultimo passaggio, mentre ormai la bandiera a scacchi è pronta nelle mani di Roby Gambaro, e a questo punto tripletta del team GMN Milani, e nell'ordine i due K.
con 600 e andiamoli a vedere subito la prima staccata. Marcello Gallo va subito. I Capri e Di Pietro pensavamo ad una staccatona condizionata. Fortunatamente, nonostante la giovanissima età, grande Salinzucca staccata al momento opportuno davanti a Michael Giacomotti, che va veramente come un missile. Problemi per Coppetti, Gallo è terz'ultimo, ma ha già fatto il joker lap, adesso dovrebbe cercare di rimanere abbastanza vicino, però i primi due sono andati via molto forti. Marcello Gallo, il suo team, con il nuovo processo di questo si è girato cap motorizzato su Suzuki, processo ambizioso anche se molto artigianale. Aia, mi sembra che ci siano dei problemi proprio per Gallo, se vediamo bene siamo costruiti dal terrapieno. Grande prova di Michael Giacomotti, 44, 8 e 90. Prestazioni sotto i 45 secondi, questa è una, Michael Giacomotti 44, 8 e 90. E si va all'ultimo giro, quindi i primi due andranno al joker, però il margine è talmente elevato che non dovrebbero avere problemi. Michael Giacomotti, Gabriel Di Pietro, solitari davanti, si può andare al joker con tanta tranquillità. Poi per la terza che va davanti a Jackson Tosotti, che è andato al joker purtroppo per Marcello Gallo, manche difficilissima. Michael Giacomotti! Tranquillamente, eccoci, Giacomotti con i sospetti, Nicola Giacomotti
5 giri per le semifinali e poi andremo sui 7 probabilmente per le finali. Davanti un imprendibile Michael Giacobotti, assolutamente imprendibile, si è alzato un vento pazzesco nel frattempo.
dietro, Gallo Pizzi, Gabriel Generizzano, va a chiudere adesso il salto con Morini, è pronto per impostare il turbone finale, Marcello Gallo sarà lì, schiuma rabbia, Gabriel, nonostante i suoi 12 anni, Marcello Gallo, grande! Santo, ci siamo, prima finale di giornata, la prima fila da paura, ma non è solo la prima fila, attenzione qua, abbiamo Giacomotti, no, Giacomotti! E quindi Michael Giacomotti, letteralmente spaventoso oggi e ieri ed oggi, insomma tutto il weekend, a parte che già l'anno scorso non è che stava a guardare come si pettinano le bambole, era lì che andava come una bestia, però qua è proprio in palla, perché ad esempio i primi due che lo seguono stanno dando l'anima già sin dalla prima gara, Gabriel Di Pietro e Marcello Gallo. Poi naturalmente Nicola Giacomotti, Coppetti e tutto il resto. Eccoli qua. Passando dentro 15 centimetri al bordo, sfiorando il terrapieno, ma di una precisione favolosa che lo ha portato avanti per quello che riguarda il divario che lo separava già da Michael Giacomotti. Gabriel Lì è riuscito a staccare un po' su Marcello Gallo e ad avvicinarsi anche a Michael Giacomotti. Andiamo a vedere il tempo
attaccato da Fischio, vice versa.